Qui stiamo salendo nella sezione che riguarda il positivismo e quindi il Novecento, che Napoli ha avuto grandi istituzioni di ricerca anche sin dopo l'unità italiana, è stata una capitale della cultura europea scientifica. Basti pensare all'osservatorio, alla stazione d'Orno, al nostro museo anatomico e anche al Nicolambi. Il testimonial più importante di questo periodo è sicuramente Giuseppe Mosca, che era un medico degli incurabili, che attualmente è stato proclamato santo, ma noi qua non ne raccontiamo i miracoli o le virtù cristiane, che sono ben raccontate nella chiesa di Gesù, dove è conservato il suo corpo e il suo studio privato. Quindi raccontiamo la sua vita di medico ospedaliero, di primario incisivo e di caposcuola, che ha studiato ogni aspetto della medicina, ecco, quello per esempio è tracciato la sua ricerca sul pneumotorace, sulla tubercolosi, sull'ascesso sottoepatico, quindi un grande studioso che forse perciò è stato facile per lui diventare santo agli occhi dei suoi pazienti che hanno visto in lui una virtù speciale. Devo dire anche che non è stato un periodo facile quel tempo per Moscato, tra l'altro vediamo anche documenti significativi, per esempio vedete di studenti di medicina, una sola donna iscritta nell'anno. Cioè, per farvi capire come i tempi, ahimè, sono mutati. E soprattutto mi piace ricordare questa frase che accoglie questa sezione, che non è stata la scienza, ma la carità che ha trasformato il mondo. Sembra banale, ma in realtà è la più grande delle scoperte scientifiche. Pensate agli antibiotici che hanno cambiato la storia della terapia del mondo. Se non ci fosse stata la solidarietà e la carità per supportare l'impiego, ovviamente, degli ammalati, noi non avremmo ottenuto nessun risultato. Questa è ancora questa è la sala Muscati, noi da prima abbiamo, in realtà ci sono le pareti di anni per anni nei vari corsi di storia della medicina, e qui troviamo di costruzione con gli oggetti suoi personali. Questa è la scrivania come primaria della terza medicina uomini, che fu anche un reparto militare, e troviamo i suoi strumenti, le sue ricette, le abbiamo raccolte tantissime con un rigore scientifico incredibile, addirittura fa delle premonizioni, per esempio in questa, che nel 1924 lui cura l'ulcera duodenale usando un disinfettante, lo iodio, come se fosse a conoscenza, cosa che abbiamo scoperto solo da pochi decenni, che l'Helicobacter pylori è una delle cause principali dell'ulcera. Quindi vedete, sono documenti che io leggo, devo dire, con grande ammirazione, e per me è stato un grande orgoglio mettere in ordine la collezione scientifica di un santo addirittura. Tra l'altro si occupò anche di insulina e quindi partecipò a grande dibattito, quanta insulina farmi, se iniettarla prima o dopo i pasti, insomma, quindi siamo di fronte a un genio incredibile. Tra l'altro ha fatto parte di quella categoria particolare di eroi che sono stati cacciatori di microbi. Questa è una stufetta del suo laboratorio, quindi è stata toccata sicuramente dalle mani del santo, che metteva dentro a incubare nella stufetta delle capsule di Petri per studiare i comportamenti di germi e batteri, che voi vedete qui riprodotti alle pareti di questa sala, che ha riprodotto un laboratorio antico dove pure lui ha prestato opera, che è il laboratorio del professore Miragli. E qui in fondo trovate ancora altri documenti, fotografie che mostrano la medicina di quel tempo. Questo è il cardinale Ascalesi, che tra l'altro ha fondato molti ospedali, l'ospedale Ascalesi, ma anche è stato molto attivo a Napoli, perché diciamo la verità, gli ospedali nascono anche per un impegno spesso dei vescovi, della curia. E qui trovate addirittura, ecco, un angolo ornato da fotografie che mostrano il corso di laurea 1923-24, oppure 22-23, oppure trovate per esempio una centrifuga da tavolo, che è per esempio un oggetto semplicissimo, ma serviva per stabilire il valore metoprito, a cui ricorriamo ancora oggi, però non più a mano, ma in maniera.
questo è un idroscopio, un vetrino del colera, quello terribile, c'è il vibrione sotto a 600 gradi metri. E questo, guarda bene Enzo, questo è il microscopio del professor Moscato. Ecco, non è una reliquia ovviamente. Perché... E poi io sono convinto che a suo modo, al di là di quello che può essere il... in fondo lui ha manifestato nella sua essenza l'atto medico con grande semplicità e gli ha riconosciuto essere fondamentalmente tolto la parte rigorosa che riguarda l'aspetto della burocrazia, l'aspetto ordinistico, l'aspetto economico, insomma un atto medico è un atto d'amore e quindi lui ha saputo per interpretare molto bene questo sentimento. Qui vedete il microscopio del professore Monaldi, per esempio, un caposcuola che ha fondato un sanatorio. Come mai è sotto una teca di vetro? È perché sono oggetti particolari, per noi, scusami, questi sono i ferri di caposcuola, per me sono come delle reliquie da conservare perché dobbiamo trasmettere ai giovani la venerazione per i nostri maestri. Ecco, questo è il tavolo per esempio di Giuseppe Moscati, è un tavolo anatomico apparentemente banale, immagina quanti corpi sono stati dissecati qui sopra e devo dire... noi abbiamo dovuto lasciare così, con crudezza, da solo, e poi abbiamo scritto la frase che lui stessa, quella proprio sua autentica, l'ha presa dal profeta Osea, e che dice, ero mors tua o mors, o morte io sarò la tua morte. Quasi arrogante lo scienziato, cioè io ti ucciderò attraverso la morte, io scoprirò la causa della morte e quindi ti vincerò. Ecco, vedi come è fortissimo, ma tutto questo... ha un senso antico della voglia della cura che ovviamente insomma, noi dobbiamo apprezzare e dobbiamo trasmettere con i dovuti cambiamenti, perché al giorno d'oggi, per esempio, non è facile comportarsi come 40 anni fa. Però se dei generosi anatomopatologi pugliesi che hanno ignorato la legge e hanno dissecato i corpi di pazienti col Covid non l'avessero fatto, interpretando le norme dello Stato, noi non avremmo saputo che la causa più frequente di morte in rianimazione di pazienti col Covid era una trombosi vascolare disseminata intrapolmonare, che ha cambiato la terapia e questo ci hanno riconosciuto in altri paesi. Quindi vuol dire che effettivamente, come diceva San Giuseppe Moscati, noi abbiamo molto da capire dalla morte e dobbiamo spesso interrogare il corpo, il cadavere, questo vuol dire, per capire in realtà la causa di come sconfiggere la malattia. Optimi consultores mortuis, i migliori chiedono alla morte, così è scritto in uno dei nostri teatri anatomici. Ecco, veniamo un po' a questo bellissimo laboratorio. Portavo ovviamente questi segni importanti, ovviamente di... era un tavolo dell'epoca, sono delle stufette mediche, quindi ci sono dei ferri da sterilizzare, e sono tutti strumenti veramente molto molto particolari. Qui si mettevano a incubare le capsule con i germi e poi vedi il becco di Bunsen, sono sistemi che sono... Ma questo armadietto qui cos'è di preciso? Questa è una stufetta dove a temperatura regolare intorno ai 37 gradi si incubavano i germi e quindi si studiavano i batteri che si mettevano su dei terreni preparati o con la bile. Per lo più sulla bile si coltivavano i batteri, in delle capsule oppure con l'agar-agar si mettevano in queste stufette a incubare in modo che sviluppassero le colonie batteriche in modo da poter essere poi identificate. E il calore come avveniva? E in genere avveniva con un becco Bunsen, con del gas che serviva a riscaldare dell'acqua che poi circolava in dei sistemi e in delle intercapedini che sono all'interno della stufetta. Già quella per esempio è molto più moderna perché usa la corrente elettrica. Ecco, e questa struttura qui questa che cos'è? È una macchina tipo Wankelstein che serve per produrre la corrente continua, perché in realtà la corrente da usare nei laboratori ai primi del Novecento per dare la stabilità nella verifica dei risultati di uno studio era necessario che ci fosse la corrente alternata, che è quello che noi usiamo attualmente per motivi di plasticità fisica e anche economica. All'epoca non c'era bisogno della corrente continua. Quindi in effetti tutto questo laboratorio veniva elettrificato con questo sistema.
Diciamo che era una corrente umana, visto che era a mano la macchinetta. Tutto a mano. Infatti qui c'è la manovella che faceva strisciare queste... Non lo voglio fare perché non voglio rompere la macchina, però insomma potrebbe, secondo me, ancora funzionare. Sì, sì. Potrebbe ancora funzionare. E qui ci sono tutti gli studi che ha fatto il professore Moscari, per esempio, tutti la raccolta dei suoi contributi scientifici, trovi ancora macchine per portare di vetrini, insomma, cioè, voglio dire, c'è tutto un mondo che gira in questa sala che racconta in realtà come in fine 800, inizio 900 c'è stato un secolo molto vivace della medicina. Ecco, veniamo qui con ordine, qui abbiamo delle foto. Queste sono foto d'epoca, c'è un Moscati giovanissimo, qua c'è addirittura il fratello di Moscati che diventerà sindaco di Napoli, con a fianco addirittura un giovanissimo Giulio Andreotti, per esempio, al Teatro San Carlo. E oppure qua trovi per esempio una centrifuga da tavola, e qua dentro poi in questo ospedale è stato girato un film fatto da Campiotti e da Fiorello, dove noi abbiamo curato nei minimi dettagli i dialoghi e le coreografie, ma soprattutto devo dire abbiamo anche prestato degli oggetti. È stato un momento emozionante perché tutta la scuola e la forza della scuola medica napoletana, da Antonio Moscati, da Antonio Gardarelli e Giuseppe Moscati, è stata ben interpretata dal nostro Fiorello, per esempio. Il film si chiama L'amore che guarisce, è girato molto a lungo e ha commosso milioni di persone, perché ovviamente si è voluto mettere in evidenza il valore umano e la grande spinta verso i poveri che lui aveva. Ecco. Questo, per esempio, è un documento che mostra come lui fosse uno dei primi a credere nella radiologia. Nella? Radiologia, nella radioterapia per i tumori. Moscati fu modernissimo. Commetteremo un grave errore se noi pensassimo questi... Pasciano all'epoca fu molto moderno, fu all'avanguardia. Noi a volte li pensiamo come soggetti cristallizzati da un'aureola di antichità, quasi ricoperti dalla muffa, niente affatto. Quelli furono dei geni incredibili che anticiparono il nostro tempo. Per esempio, qua è riportato un elenco delle lezioni fatte dal professore Moscati per gli studenti. E porta degli argomenti incredibili, tumori del colere, della papilla di Vater, trovi la pancreatite emorragica, l'ascesso subfrenico, che lui diagnosticava al grande Enrico Caruso. Enrico Caruso venne a morire in Italia e quando arrivò all'Hotel Tramontana di Sorrento fu chiamato il medico migliore di Napoli, che era lui, e lui in carrozzella ci andò, punse con i suoi aghi sotto il diaframma, trovò il pus e fece la diagnosi. Devo dire, sconfessando la diagnosi dei medici americani, tra l'altro la moglie di Caruso era una collega, che avevano pensato a una tubercolosi o a un enfisema. Lui scoprì che il grande Enrico stava morendo per una sepsi da un ascesso dovuto a un'ulcera perforata del duodeno di alcuni mesi antecedenti. Però purtroppo non aveva ancora gli antibiotici. O meglio, c'erano, ma nessuno li aveva pubblicizzati. Senta, qui vedo un attrezzo strano, una strana poltrona. E questa è una sedia femminile per l'ostetrice, perché Moscati, come tutti i medici dell'epoca, erano tuttori, quindi serviva anche i parti dove si lo sede, e qui c'è un forcipe, e queste diventano i tacchi, perché le donne non si spogliavano quando facevano la visita ginecologica, rimanevano coperte, e quindi il medico le visitava all'ombra, mettendo le mani con i guanti al di sotto dei vestiti. Ecco. Ma mi fa vedere come si usava un forcipe, che ha un che di orrido. Ma un forcipe è uno strumento, poi insomma, diciamo così, veniva applicato una branca per volta e poi si scivolava all'interno della vagina, si raccoglieva la testa del feto con una branca, poi si cercava l'altro con l'altra branca di infibulare la parte opposta e poi venivano racchiusi e poi si stringeva e si tirava fuori la testa del bambino. Però sembrava di tirare un turaccio un po'. Bisognava saperlo fare, perché questo strumento, che adesso si usa sempre di meno, però ha salvato molte vite umane. Non dobbiamo immaginare soltanto l'aspetto traumatico, ma dobbiamo pensare a quanti bambini sarebbero morti, ce ne sono di ogni foggia, per il protrarsi dell'ischemia nel canale del parto. Ma quando veniva podalico, per esempio? Sì, bisognava fare il capovolgimento,
con un movimento delle mani si cercava di spingere, o si afferravano le gambe e si faceva un movimento di torsione del bacino per fare nascere il feto comunque di pollice, oppure si cercava di capovolgere il feto se era possibile, quindi di far presentare per prima la testa nel canale vaginale. Ma sono manovre che tuttora vengono effettuate, ma all'epoca erano anche più frequenti perché non avevamo l'ecografia, quindi venivano fatto tutto con la diagnostica manuale, cioè bastava un torendoscopio tipo questo che noi vediamo qua, che si usa ancora in ostetrice in legno, per capire dalla posizione del battito cardiaco la posizione del feto. Non dobbiamo immaginare, al tempo di oggi una TAC tridimensionale ci dice tutto sul corpo umano e sulla posizione. All'epoca c'era molto intuito e immaginate che quando Conan Doyle, Sherlock Holmes praticamente, no, racconta la storia, lui in effetti è un medico, no? E racconta la vita di questo investigatore, vede un rapporto incredibile tra la capacità di saper cogliere da piccoli dettagli l'autore di un delitto. Sì. Lo vede analogo al lavoro di un medico che da piccoli dettagli, piccole sfumature del suono, del rumore, quindi anche dall'olfatto noi riusciamo addirittura a orientarci verso una specie di una muffa o di un batterio particolare. E questo lo facevano ancora molto meglio di noi i nostri maestri, che non avendo la diagnostica radiologica, qui ci sono i primi oggetti dei tubi catodici per la radiologia, è evidente che prima della radiologia tutto era affidato molto alla sensibilità dei colleghi. Qui che teniamo, che perdonami, ma è che tutto è a 30. Sono ferri del suo tempo, ma sono ferri straordinari, ma potrei passare ore a raccontarle, ma in realtà lo strumento medico è affascinante nella sua natura, perché poi è un allungamento della mano. In realtà la mano dell'uomo contiene, nella sua capacità prensile e nella sua capacità di muovere le dita per scollare un organo, tutte le attività che tu trovi in uno strumento chirurgico. Ma lo strumento chirurgico è una sorta di, io chiamerei un allungamento delle dita di una mano, che poi hanno al loro posto, noi usiamo adesso per esempio le cucitrici automatiche, o abbiamo degli strumenti per fare remostasi, sono delle taglie cuci, dei sistemi molto complessi che sono meccanizzati completamente, ma in realtà è stata sempre l'intelligenza dell'uomo, e quindi questi ferri così rudimentali sono in realtà i prototipi di quelli che adesso noi impieghiamo con maggiore sicurezza nelle sale operatorie, per esempio. Ognuno di essi ha una, questo esempio è un trapano a mano, questo per esempio questo è un diapason che serviva, vedi, c'è una punta molto raffinata, serviva col suo movimento per trascrivere sulla carta l'andamento di un esperimento che aveva il suono come protagonista. Quindi questa è una scrivente che registrava i fenomeni, ma guarda, quindi comunque facevano di cifra, e la facevano anche una volta. Questo invece è il tavolo dell'anatomia patologica del professor Moscati. Qui c'è Antonio Cartarelli, qui c'è la maschera di morte di Enrico Caruso e niente, questa è la Madonna che stava fuori del reparto, ma non so. Qua devo dire, più che la scienza dobbiamo parlare di fede, perché lui era convinto che quando la scienza riusciva a curare sicuramente bisognava rivolgersi alla preghiera. E devo dire ancora una volta avevo ragione, perché qualche anno fa è uscito un lavoro su Nature che sostiene che chi crede sopporta meglio in qualsiasi cosa, in Buddha, ma in Maometto, in Cristo, accetta meglio la malattia cronica e la fede aiuta a guarire. Quindi veramente questa è una Madonna che allatta al seno il bambino, una Madonna delle grazie, e stava fuori dalla sua medicheria, e lui costringeva anche il personale medico a inginocchiarsi e anche gli ammalati prima di entrare e uscire dal reparto. Quindi voglio dire, il personaggio era un personaggio che credeva veramente nello spirito cristiano della medicina, e qui trovate anche dei documenti dei suoi verbali di autopsia, che sono un esempio incredibile. Questa per esempio è una milza con un'area ischemica, oppure trovi una rottura di un muscolo cardiaco dovuto probabilmente a una sepsi reumatica, un'endocardite,
e quindi era molto improvvisa. Qui trovi addirittura dei disegni di un cancro della colecistica in filtro e fegato, cioè andava a schematizzare con pochi schizzi la situazione che lui trovava al tavolo operatorio. Io ne ho una profonda ammirazione come scienziato e credo che sia nostro dovere di portare avanti da un lato la sua santità, ma non nascondere assolutamente quello che poi è il suo valore scientifico. Tra l'altro io sono convinto, a modo mio, che lui fosse un rivoluzionario, perché la medicina nella sua essenza è rivoluzionaria. Se voi vedete Cirillo che muore sulla forca, oppure Giuseppe Moscati che muore di infarto perché si lascia spezzare il cuore perché visitava 200 pazienti al giorno, oppure Che Guevara, e leggete le sue battute sull'etica sociale della medicina, vi rendete conto che il pensiero che li muove è molto simile tra di loro. Queste scatolette qui che sono? È uno schedario? Cos'è? Questo è del Colera del 1800. Non ho capito. Le vetrine del Colera, questo è un documento incredibile, ma c'è l'occhio raffinato, penso. Queste sono le vetrine del 1884, che hanno vinto anche un premio all'Expo di Parigi, perché sono stati i primi documenti prelevati dal sangue dei pazienti affetti dal colera di fine 800. Quello di Matilde Serao, per intenderci, quello del Venzio di Napoli. Quindi sono documenti incredibili che ci raccontano la storia e l'evoluzione scientifica. Per me sono un patrimonio preziosissimo. Vorrei tanto poterli affidare a studiosi. Ci sta qualcuno che ci può dire di come è cambiato la membrana esterna, il capside per esempio del vibrione del colera rispetto a quello del 1900, non lo sappiamo ormai oggi, no? Che anche i virus come il nostro, la nostra SARS-CoV-2 si modificano, quindi anche allora si modificavano e la virulenza di un'epidemia è legata anche all'aspetto e alla morfologia del batterio. Questo sono degli organi sotto formalina. Questo è un cuore nel tempo di Moscati, nel suo laboratorio, questo è un cervello. E qui vedi una Maria José che fa la scuola come allieva infermiera negli incurabili. Quindi sono documenti molto semplici. Il cervello dov'è? Ah, qua sotto. Fa impressione.